Oggi video recensione. Allora, io ho acquistato i prodotti di Karma Nail. Allora, ho preso il Nail Prep e il loro primer. Il primer però è senza acido. Poi ho comprato l'iron, l'elastic, l'ultra bond che è la base, il make up e il cover skin. E ho acquistato anche un altro cover, che è questo, che è il cover nude. Allora, e anche il fiberglass, dimenticavo la parte più importante. L'ho preso da 5, ma mi è piaciuto talmente tanto che poi ho comprato il barattolone grande. Allora, da dove partiamo? Il mio preferito tra tutti è il fiberglass e l'elastic. Allora, il fiberglass l'ho utilizzato, ho fatto dei test. È un po' che li ho questi prodotti, sarà un 20 giorni. Ho già fatto dei test, un 20 giorni, un mesetto. Ho fatto dei test prima di fare il video, giusto per avere anche qualche nozione da darvi. Allora, il fiberglass l'ho utilizzato su quelle unghie che erano particolarmente difficili oppure che utilizzano tanto le mani, parrucchiere, bariste, cameriere e tutto quanto. Allora, come vedete è un po' opaco proprio perché all'interno ha le fibre di vetro. Allora, la consistenza è ottima secondo me perché comunque è medio alta. Secondo me è ottima in questa stagione. In estate non so come sia perché non l'ho utilizzato. Allora, si possono eseguire delle strutture veramente sottili perché ho fatto sia un allungamento che delle coperture. L'allungamento è risultato veramente molto sottile. La pinzatura è un po' lenta, cioè dai 30 secondi in su, almeno con le mie lampade. Io ho le butterfly oltre i 30 secondi comodi. Ecco, questo costruttore si può usare anche come base, quindi se dovete magari finire qualche altro gel, potete stendere questo a base e poi andare con un altro costruttore, oppure fare base con questo e poi andare avanti sempre con lo stesso. Per le unghie difficili, io ho inserito fra questi due prodotti un primer acido. Per sicurezza di una marca diversa perché loro non hanno l'acido ma hanno soltanto il free. Per sicurezza ho inserito per le unghie difficili, su tutte le altre non c'è nessun problema. Allora, io queste le ho totalmente ricostruite con l'elastic. Anche questo mi piace molto perché mi ricorda un gel di un altro marchio che purtroppo non c'è più e l'ho trovato di questo marchio. Allora, non si muove per niente. Lui sta proprio fermo, però è talmente soffice quando lo andate poi a lavorare che si mette a posto. Quindi lui è praticamente immobile perché non si muove. Non si muove per niente, però quando poi dovete andare a fare il vostro lavoro, vedete che comunque è morbidino e si riesce a lavorare tranquillamente. È di questo colore rosato, ma poi sull'unghia non si vede assolutamente niente una volta catalizzato. Anche questo è un po' lento. Oh, dunque, sì, anche qua un 30-40 secondi prima di pinzare. E qui ho utilizzato lo skin come cover, che è questo. Questo qua. Molto naturale, la densità è medio alta, quindi non cola subito. Io lo uso tranquillamente, che non è eccessivamente molle. Ecco, siamo quasi in inverno. In estate, ripeto, non so perché non li ho mai usati in estate, poi si valuterà il caso. Poi ho preso l'iron, quello blu. La consistenza è abbastanza altina, però
Però si lavora tranquillamente. Nessuno di questi gel è mai colato finora. Quindi io li ho usati tranquillamente senza grossi problemi. E questo qui, essendo azzurro, fa uno scudo antigiallo. Sapete che i gel dove c'è dentro questa colorazione qua sono antigiallo. Quindi questo qui è l'iron. Poi ho preso il make-up che è un pochino più rosato rispetto a questo. E con questo qua ci potete fare anche gli allungamenti. È un pochino più rosatino, si vede. Io come colorazione preferisco questa. Questa è un po' troppo rosata, ma bello comunque. E poi ho preso il nude che non ho ancora testato, però mi pare un buonissimo colore anche questo. È molto simile a questo qua. Forse io posso consigliare questo per anche gli allungamenti e questo qua mi sembra un pochino più rapido per i refilini, però ecco, la colorazione è più o meno uguale, non ci vedo grosse differenze. Qui scrivono tutti i builder. Quindi potete farci anche le costruzioni. Ecco, qui sta a voi la colorazione che preferite. Io ho preso dei piccoli campioncini per fare delle prove, così mi rendo conto senza dover poi lasciarli nel cassetto se non mi piacciono. E poi c'è questo bellissimo pennellino. Ha le setole sintetiche. Ma va che è una meraviglia, è piccolino e compatto, è un numero 4 e sono molto morbide anche le setole. Cosa posso dirvi? Allora, il fiberglass è durato benissimo, anche su persone che hanno le mani sempre in acqua, 3 settimane le hanno fatte perfette, senza nemmeno un sollevamento. Quindi, se avete problemi di tenuta e quant'altro, potete tranquillamente usare il fiberglass, che è ottimo, ma anche gli altri ho visto che sono buonissimi. Poi ho preso anche la base, questo Ultra Bond Bonder, che ho applicato come una tradizionale base, e poi sopra tutti gli altri costruttori. Spero che vi sia stato d'aiuto questa video recensione e vi metto sotto al video il sito di Karma Nail. Ciao a tutti e al prossimo video.